Il santuario della Madonna di Brianna è il luogo di devozione antico, storico, ma è anche il luogo di attività culturali, di attività sociali che si svolgono, quindi ragioniamo veramente con le porte aperte a tutto e a tutti, insomma. Settembre al santuario è una manifestazione ormai che dura da 20 anni, qui al santuario della Madonna di Brianna, che facciamo da alcuni anni anche con l'associazione locale Sant'Anna Madonna di Brianna, ed è una rassegna di teatro, di festa, di musica, di spettacoli, di cultura, di libri. È una manifestazione che tenta di dare dei messaggi, ma anche col divertimento nello stare insieme e nello stare insieme riflettere delle cose che appartengono a questo territorio e che vogliamo coltivare. Vogliamo anche cambiare in senso della bellezza, che è appunto il tema di quest'anno. Tra queste iniziative poi è chiaro che il Settembre Santuario ormai ha acquistato risonanza abbastanza bella, perché è atteso e partecipato dalle persone, dalla gente, perché ha piacere di stare insieme, ma soprattutto poi ha piacere anche di ascoltare, perché il nostro Settembre Santuario non è solo spettacolo, ma è anche approfondimento di un tema. Quest'anno il tema che ci accompagnerà è chiamati a seminare bellezza, un'espressione che abbiamo tolto dall'enciclica del Papa Laudato Si e che ci riporta davvero a vedere la nostra presenza in questo territorio, in questa terra che è terra dei fuochi, ma è anche terra dove c'è stata bellezza e dove siamo chiamati a seminare bellezza. Iniziamo subito il 6 settembre con una bella serata di musica folcloristica con il gruppo Terra di Suoni, con pizziche, tamborre, tamborriate, nel senso del divertimento. Poi abbiamo la tradizionale processione di ringraziamento Grazie a Maria, che è una processione che è per tradizione dal 1656, per ringraziare la Madonna che non colpì in quell'anno la peste che aveva colpito tutti i paesi intorno, il comune di Villa di Briano. Poi andiamo alla 19ª sagra della mozzarella con un gruppo e canzoni e balli. Poi facciamo una maratona di lettura con tutte le associazioni del territorio sull'enciclica, e quindi tutti i giovani leggeranno brani della enciclica Laudato Si, e poi rifletteremo sull'enciclica con il Vescovo, con Raffaele Cantone, il presidente dell'ANAC, e con Tony Mir, il caporedattore di Avvenire. Andremo avanti con l'altra domenica con la corrida e chiuderemo con un altro segno di bellezza. Tutte le corali delle parrocchie qui intorno verranno qui a cantare almeno 3 brani di prezzi religiosi e non religiosi, per mettere in piedi un senso di coralità ancora più spinto e più forte e mettere in piazza la bellezza che contraddistingue anche le corali dei nostri territori e delle nostre parrocchie.